Ma, signori miei, noi siamo gli unici che possiamo risolvere i vostri problemi, e quelli delle banche. La fame nel mondo è una situazione critica, non tutti hanno cetriolini sulla propria tavola. C'è un problema? Ti do 80 euro. La morosa ti ha mollato? Ti do 80 euro. Troppe tasse sull'aceto? Ti do 80 euro. Non riesci a vincere su Fortnite? Ti do 80 euro. Mi consenta, è una vergogna che da 10 anni il popolo italiano non può votare. Quest'anno votate per me. Meno tasse. E se hai le tette rifatte, ancora meno tasse. E non è vero che in Italia l'immigrazione è un problema. Secondo recenti statistiche solo per il 12% lo è. Contro il 20% del no e il 68% del Amitai Manekarina. Hai investito sui bitcoin e hai perso tutto quanto? Ti do 80 euro. Ruspa! Via i cetriolini! Confezioniamoli a casa loro! Ma voi lo sapete dove dovrebbero stare i cetriolini? Dovrebbero stare nei barattolini! E con il nuovo governo proporremo una legge che prevede la diminuzione del prezzo del gas! Oh, finalmente una bella notizia! Non hai più meloni in casa? Ti do 80... Questo paese è stato governato per 20 anni da cibi incompetenti che hanno fatto solo interessi delle banche. Legalizzerò l'aceto con un tasso d'acidità maggiore per avere l'appoggio dei cetriolini. Se voi vorrebbe un paese migliore, allora voi dovreste votare per il Movimento 5 Stelle San Montana. Ti do 80 euro. Pizza, pasta, mandolini, siamo italiani, ci piace così. Noi vogliamo un lavoro e gli immigrati piana qui. Edizione straordinaria del TC7, il Movimento Maionese è dato come primo partito. Ma adesso dobbiamo attendere il voto di Alessandro Borghese che potrebbe confermare o ribaltare il risultato. Vediamolo assieme.